DG Photo Art. It's media. It's art. Ma perché li chiamano artisti? Non sono artisti! È difficile, speriamo. Ma chi è questo? In ordine, ragazzi, in ordine! E dopo tante chiacchiere questo sono... Lei non sarà mai un attore! Volete capire il mio stato d'animo? Ma pure ragazzina amore, dolce, mi seppe consolare quella sera. No, 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 niente di che, all'epoca non era come oggi, solo parole. Ma che belle parole, chi le aveva mai sentite? Ciao ragazzi, siamo nei camerini del Teatro Italia di Acerra per la prima del nuovo allestimento del Fiore Nascosto e la Lumaca sul Cappotto, che è una commedia musicale che è stata scritta da me nel 2009, rappresentata nel 2010 e che torna in scena appunto nel Teatro Italia di Acerra, questo bellissimo teatro, con 20 artisti in scena, tra cantanti, attori e ballerini. Sono tutti molto bravi, io la regista sono contentissimo, e tre nomi, abbiamo anche due campioni del teatro italiano, ecco, per parafrasare una canzone dell'opera, che sono Rosaria De Cicco e Corrado Taranto. Buonasera maestro, a lei. Non è che ce l'ha in tasca. Beh, comunque, maestro, la richiama. Mi deve una spiegazione. Ah, adesso è lei che ti deve una spiegazione. E che ride, già, tra voi donne. Carlo, sono tua madre. Ma non mi dici una cosa che devo fare. Ma ti rendi conto che io non ho detto nulla? Eh certo. Non devo parlare con lei, ma con l'altro. E l'altro non ti potrà rispondere. Non oso immaginare adesso che succederà. Che cosa ci fa qui Fiorenza? Allora la moglie è ancora gelosa. Allora lo ama. Dunque, facciamo un po' i conti. Prima si erano lasciati, ora invece stanno insieme. Anche se Fiorenza di tanto in tanto va a prendere il caffè con tanto di... cornetto! Ma che storia! Ma allora lei, signorina Guttardi, non sta più alloggiata come si diceva. È venuta a abitare con Carlo in via della Cuccagna? No, io sono da un'amica. E questa amica dove abita? Ma che cosa c'entra? No, ma mi dica dove abita. Vicino Palazzo Grazioli. No, io mi prenderò la via precisa. Vedo questo spettacolo come una festa, per stare insieme, come un omaggio al teatro, ma anche all'Italia, la nostra bella Italia, che ha regalato tanti talenti ed è anche un omaggio a questi grandi personaggi attraverso la vita di Carlo Bindi, che sono io, che vive 86 anni di vita, ma anche di amori, di scena, di delusioni, di soddisfazioni. È una commedia musicale, diciamo così, che si ispira a quelle classiche, c'ha la struttura delle classiche, ma è nuova nei contenuti, e poi vabbè, la dovete vedere, perché sennò mica posso dire tutto quanto io. Non vendo niente! Guarda, non è una novità. Taci tu! Ecco che cosa non mi volevi dire. Beh, ragazzi, io capisco che... forse devo fare... Magari, ecco, grazie a Davide Guida, vedrete anche delle piccole scene, una piccola anteprima delle prove proprio sul palco del Teatro Italia. Ciao ragazzi, e viva il teatro sempre! Andateci a teatro, che fa bene alla mente, fa bene alla salute. Ciao! Questa sera siamo qui per darti piacere. Ma l'amico ci ascolta, bisogna tacere. Ci vorrebbe un pensiero leggero e felice. Ecco, arriva una danza da un paese lontano. Basta fare due passi, ballare con gioia e cantare il guru guru. Il guru guru, il guru guru, il guru guru. E non ci pensi più, il guru guru.
fallo pure.